Una figura dalle molteplici sfaccettature, costituzionalista, rettore dell'Università di Pisa, ministro dell'Educazione Nazionale, è Carlo Alberto Biggini, sarzanese, la sua vita ha attraversato tutta la prima metà del Novecento, intersecandosi con la nascita e la caduta del fascismo, al quale aderì con convinzione. Biggini è stato un uomo politico di transizione, di un periodo d'Italia che va dalla dittatura e dalla guerra ad una apertura di tipo democratico e che quindi in un periodo difficile si adopera perché questo avvenga non in un clima di violenza ma in un clima di pace. Biggini scrisse infatti una bozza di Costituzione che prefigurava il ritorno del potere al popolo nella speranza di poter raccordare il fascismo alla vita democratica, ma la storia aveva ormai preso un altro corso. Era un intellettuale del fascismo, un uomo che un uomo di cultura, un politico perché è stato anche un ministro di Mussolini, ma è un uomo che ha sempre avuto una profonda umanità nella sua attività, soprattutto nella parte finale della sua vita. Lui ha pensato come uscire dal fascismo, come creare un ponte tra fascismo ed antifascismo, come far sì che l'Italia uscisse da quella tragedia con l'unità della nazione, con la riconciliazione. Sulla base di un'esperienza.